andiamo davanti. Come il solito, forse più del solito, mi ha commosso veramente il pezzo che è stato cantato. Oltre alla bravura, anche il pezzo mi fa pensare veramente che noi aspettiamo giustizia, e questa l'aspettiamo il 13 di febbraio, e io ve l'assicuro che io ho la convinzione, in questi giorni, dopo aver finito le udienze in Torino, io perlomeno, e penso non solo io, pensavamo di avere un po' di respiro, perché non è stata una cosa da ridere ad ascoltare tutte le udienze a Torino. È stata una cosa molto dolorosa, molto pesante, che ci ha fatto rivivere, anche se già lo sapevamo, quello che è stato in questi anni la tragedia dell'amianto in Casale. Sappiamo quanti morti e quante vittime ci sono, sappiamo che purtroppo continuano a esserci degli ammalati e ci saranno altri processi. Quindi io penso e mi metto veramente in questo momento in prima fila, perché vi assicuro che mi sono molto, ma molto arrabbiata quando ho saputo, con la solita vigliaccheria del caro signor Smidainer, a fare le proposte per un suo interesse personale. Mi sono rimasta così arrabbiata, ma così arrabbiata che mi sono meravigliata da sola di avere la capacità di urlare e di dire, specialmente la serata del Consiglio Comunale, dire che assolutamente in tutte le udienze che noi abbiamo avuto a Torino, e tanti di noi le hanno fatte proprio tutte, quindi stavo pensando e ho detto veramente in faccia a loro, ai 19 che hanno alzato la mano per consentire di per quella manciata maledetta di soldi, che mi sono arrabbiata ancora di più e ho detto che avrebbe fatto molto bene a tutti loro, e al sindaco in prima fila, ad assistere a qualche udienza e rendersi conto cosa c'è stato in questi 30 anni per me, 35 per il sindacato, e 35 anni, 30 anni sono una vita intera, e stiamo combattendo da allora, non abbiamo mai ceduto. In questi giorni, oggi in special modo, abbiamo dato un esempio, che loro pensino pure ai soldi. Noi vogliamo solo giustizia, perché le vittime dell'amianto di Casale, che sono le nostre persone a noi care, hanno il diritto di essere ricordate, e fare in modo che questi processi, che ci siano favorevoli e che ci diano l'opportunità che non si ripetano più queste tragedie, perché queste sono vere e proprie tragedie. In una città piccola come Casale, 1800 vittime sono un'esagerazione, e noi sappiamo che non possiamo accontentarci di due soldi per fare la bonifica e la ricerca. Ce ne andrebbero altri tanti soldi, e farla la bonifica, e farla la ricerca, e non solo apparentemente raccontare una cosa che non è assolutamente vera. 18.000 euro non bastano neanche solo per la bonifica, altro che per altre cose ancora, o abbellire la città, ha scritto il signor sindaco, ha fatto scrivere. Io mi domando se per abbellire Casale, che è veramente bella e che diciamo che può aver bisogno di davvero di essere abbellita, non dovrebbero essere altri 1800 morti per accontentare chi non ha capito ancora niente di cosa vuol dire
vedere soffrire, ammalarsi e poi mancare le persone che ci sono care. Sono veramente arrabbiata e lo dico sinceramente, io grazie a Dio ho avuto la fortuna di essere tanto aiutata in questa lotta e non finirò mai di ringraziare, incominciando da Bruno Pesce e da Nicola Pondrani, ma poi anche tutti. Credetemi, non è stata facile. Se pensiamo giorno dopo giorno sappiamo quanto abbiamo combattuto per arrivare a dove siamo arrivati. Io sono molto emozionata e sono ben ben consapevole dell'età che ho, della fatica a volte che faccio. Ringrazio tutti coloro che mi vogliono bene, che mi seguono, che mi aiutano, per me è un grande, grande aiuto veramente e spero di poter andare ancora avanti. Ringrazio tutti voi e vi auguro buon anno. Grazie a tutti.